Questa mattina in via Praeneste 2 si sono presentate le forze dell'ordine con 5 o 6 camionette, i funzionari di Aler e del comune di Milano per sgomberare due famiglie. Entrambe le famiglie avevano fatto richiesta negli anni passati per una casa popolare, non avevano mai ottenuto risposta e di fronte all'emergenza abitativa avevano occupato una delle 500 case vuote che abbiamo in questo quartiere, tenute chiuse, riscaldate ad ammuffire nonostante appunto la domanda di case popolari superi in questo momento le 20.000 richieste. Entrambe le famiglie avevano dei minori, una famiglia aveva un bambino di 2 mesi, di 2 anni e di 4 e l'altra famiglia aveva 2 bambini di 11 e 9 anni. Sono state sgomberate senza aver offerto loro alcuna soluzione e addirittura il funzionario del comune per ore e ore si è rifiutato di incontrare i rappresentanti di ASIA, il sindacato che seguiva appunto le due famiglie, e addirittura anche la polizia ha impedito ai rappresentanti di ASIA di salire a incontrare i loro assistiti o di vedere i documenti che certificavano le procedure di sgombero. Il quartiere subito ha risposto con un picchetto solidale che ha cominciato a radunarsi di fronte a via Praeneste 3. Stanno menando gli abitanti della casa dentro e non fanno entrare i sindacati. Bandino! 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 Raga, sta male, è svenuta la signora, guardate, guardate! Hanno caricato le signore sedute fuori. Maledetti, maledetti, che non siete altro! La polizia ha attaccato il presidio caricando appunto donne, famiglie, bambini, abitanti solidali senza appunto aver alcuna vergogna di quello che facevano. In questo momento ci sono 2 donne in ospedale, di cui una ragazza madre con il polso rotto e un trauma cerebrale. Vuoi entrare? Sì. Vai, vai. Aspetta, ti faccio luce. Grazie. Vai, vai. Per vedere quello che lasciano nella... Va bene, prima qua c'è il bagno, vedi? Sì. Vedi? Hanno spaccato il water, aspetta, riprendimelo un po'. Hanno spaccato il water? Sì, questo lo fanno sempre quando sgomberano, così non si possono arrivare. Okay. Questa era la casa. Sì, c'è la cucina di là. Senti, è riscaldata. Senti, sì, sì, è caldissima, è caldissima. Questa è la cucina. Questo il vetro era rotto. Tutto completamente abbandonato. Queste sono le case Aler. Avete occupato questa casa, tu ne hai bisogno? Sì, sgomberato questa mattina, io ho trovato questa casa, è entrato con mia moglie e 2 bambini, un bambino da 9 anni e una da 10 anni, 11 anni, e non lavoro, così era per questo fa freddo, così ho entrato questa casa. Quindi comunque eravate per la strada? Sì, siamo arrivati alla strada, così sì. Questa casa era vuota, era completamente abbandonata prima di voi arrivare? Sì, una casa vuota, non c'è niente, vuota, abbandonata, e sono entrato con la mia famiglia.